penso che possiamo assolutamente cominciare. Siamo arrivati a 400 partecipanti, che dimostra l'interesse per l'iniziativa di oggi, che tra l'altro è la ripetizione di altre iniziative simili che abbiamo fatto in passato e che sicuramente continueremo a fare in futuro, vista l'utilità e l'interesse che è suscitato. Si tratta ancora una volta di un'iniziativa congiunta tra Renew e Democracy, che è un sindacato, il principale sindacato della funzione pubblica, e la sezione della Guardia di Finanza, Finanzieri d'Italia, ANFI, cito perché non vorrei commettere errori, sezione di Bruxelles, Unione Europea. Comincio con lo scusare Alessandro Buttice, che ne è il presidente, che oggi non può essere fisicamente tra noi perché aveva un altro impegno improrogabile di natura personale, ma che naturalmente sostiene ed è entusiasta di questa iniziativa. Vi presento brevemente i relatori, le cui qualità sono confermate dalla partecipazione assolutamente più che consistente cui stiamo assistendo, siamo arrivati già a 420 persone. Il relatore principale sarà Pierpaolo Rossi, generale in congedo della Guardia di Finanza, nonché membro eminente del nostro servizio giuridico, che farà la presentazione e che ha redatto insieme ai nostri colleghi Roberta Grappolo e Giovanni Mameli il memorandum che avete ricevuto e che è stato già così apprezzato. Ci sarà poi successivamente una presentazione sulla casistica da parte dell'avvocato professore Fratini, che si occupa di alcuni casi che sono stati sottoposti alla sua attenzione, nonché un intervento anche del fiscalista Claudio Belmonte, che è un fiscalista con cui la nostra sezione in Italia ha concluso una convenzione per assistere tanto i nostri colleghi italiani che i colleghi stranieri che possono avere rapporti con il fisco italiano. Roberta e Giovanni saranno anche disponibili per rispondere alle vostre domande. Perché questa riunione sia utile non solo per i 428, 29, 30 che sono tra noi, ma che sia utile per tutti gli altri, sarà non solo registrata, ma sarà così anche nostra cura prendere le vostre domande che vi invito a formulare nella chat, cui cercheremo, i nostri relatori cercheranno di rispondere per quanto possibile oggi, ma abbiamo anche l'impegno di rispondere in ogni caso a tutte le domande anche dopo la conferenza e pubblicheremo, come è stato fatto 2 anni fa, le domande e le risposte in modo che ognuno di noi possa poi poterne approfittare. La difficoltà e la sfida che i nostri relatori debbono affrontare è conciliare la completezza della presentazione, quindi coprire tutte le casistiche principali, con la differenza che ci può essere tra un collega che ha solo un'abitazione in Italia e qualche conto bancario dove riceve il suo stipendio, e coloro che invece hanno dossier più complessi che necessitano un'attenzione diversa. Sono sicuro che alla fine di questa presentazione ognuno troverà almeno l'inizio delle risposte che cerca, e comunque non finisce certo oggi, e sarà un lavoro che continuerà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Lascio la parola a Pierpaolo per la sua presentazione e confermo che la presentazione sarà messa a disposizione di tutti sul nostro sito insieme alla registrazione della conferenza di oggi. Inutile dirvi che la conferenza, essendo registrata, invito alla prudenza nelle domande che sono formulate perché anche queste saranno verbalizzate. Se qualcuno vuole confessare crimini fiscali, forse non è l'occasione giusta, la modalità più appropriata per farlo. Scherzo, ma insomma, l'altra volta ci sono state situazioni in cui sono state esposte situazioni personali, liti familiari o problemi a seguito di divorzio. Quindi, insomma, naturalmente il fatto che tutto è pubblico e tutto è pubblicato invita alla prudenza a ognuno di noi. Pierpaolo. Grazie Cristiano, grazie per la presentazione. Aggiungo soltanto una piccola nota alla presentazione. La prima cosa, mi scuso, ma sono
vittima di un attacco di influenza, quindi ho delle capacità cognitive ed espositive un pochettino limitate, la voce non è al meglio. E la seconda cosa che volevo dire era che, dunque, io sono il vicepresidente dell'ANFI, che è l'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia, praticamente è l'associazione dei finanzieri in congedo. C'è un forte raggruppamento qui a Bruxelles, che ha lavorato o continua a lavorare come me nelle istituzioni, e in sostanza questo è il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, quindi siamo particolarmente orgogliosi di fare questa presentazione in questa occasione. E dunque, anche sempre a titolo di premessa, diciamo, tutto quello che io dico lo troverete molto ben esposto e in maniera anche più organica nel memorandum. Il memorandum quest'anno è stato fatto particolarmente bene, perché non sono stato il solo a farlo, ma ho avuto la collaborazione dei colleghi Giovanni Mameli, che è un avvocato fiscalista vero, e Roberta Grappiolo, che pure è una fiscalista vera e che sta proprio tra l'altro alla DAC Sud, quindi sono persone sicuramente competenti. Francesco Fredini interverrà, che è anche un avvocato vero, interverrà per parlarvi un pochettino della casistica, perché lui ha una esperienza già pluriannuale, insomma, non so, decennale forse. 14 anni, ok. Ha una lunga esperienza di casi che riguardano appunto i funzionari. Diciamo, l'oggetto della presentazione è precisamente più, diciamo, in maniera più particolare i funzionari, però c'è da dire che molte delle cose che stiamo dicendo sono anche importanti e rilevanti per persone che non sono funzionari, persone che erano funzionari e che adesso sono pensionati o che si accingono magari ad andare in pensione e quindi devono scegliere se continuare nel loro regime di soggetti fiscali italiani, oppure se diventare, insomma, attaccarsi al Belgio e quindi staccarsi dall'Italia, e anche ad altre categorie forse un po' che non abbiamo trattato nel passato, che sono per esempio la categoria degli esperti nazionali distaccati, e in generale quella dei familiari, in sostanza delle persone che sono, e anche dei diplomatici, volevo dire, anche dal punto di vista del... Sì, scusa. Ah, non si sposta, ok. Quindi i diplomatici pienamente rientrano nel regime speciale di cui tratteremo oggi. Qui vedete, insomma, una sintesi di quello che c'è riportato nel memorandum. Non riparleremo in maniera analitica di quello che c'è nel memorandum, ma quello che è importante è darvi delle ragioni che sono importanti, perché anche se voi non siete sicuramente nella situazione del grande evasore, di quello che esporta i capitali e che si nasconde dal fisco, categoria che è l'obiettivo di tutte queste regole, è opportuno che voi lo sappiate, appunto perché voi dovete essere in grado, quando entrerete in contatto con l'amministrazione, cosa che accadrà inevitabilmente, di spiegare che la vostra situazione è differente, cioè voi non siete qui per nascondere i capitali, ma siete qui per lavorare, e quindi tutto quello che avete fatto è perfettamente compatibile a questa situazione di lavoratori dipendenti che non sono qui per scelta, sono qui per scelta perché vengono chiaramente a lavorare per scelta per le istituzioni, ma non sono stabiliti in Belgio perché non c'è la tassazione sui capitali in Belgio, ma sono qui per lavorare. Quindi è molto importante
parlare un pochettino della razionalità di questo sistema e della teoria dietro, perché è quello che vi dà l'argomentazione prima di entrare un pochettino nel dettaglio. Allora, in sostanza il problema, cioè la vostra situazione, ancorché molto semplice per voi perché ci siete dentro, è in realtà una delle situazioni più complesse che si possano immaginare dal punto di vista del diritto fiscale, perché siamo di fronte a una situazione internazionale, nostro malgrado, perché insomma non è che l'abbiamo voluta noi. In sostanza si intrecciano due tipi di competenze, quella dello Stato ospitante, che si chiama lo Stato della fonte normalmente, e quella dello Stato di residenza, che è lo Stato di origine. Ora, questa situazione nel tempo è stato frutto di moltissimi interventi normativi, sia a livello nazionale che a livello internazionale. E quello che è successo è che con diciamo degli eventi storici che sono partiti dall'attacco alle Torri Gemelle del 2001, la lotta al terrorismo, la crisi finanziaria, c'è stato via più un irrigidimento e un appesantimento degli obblighi, non solo quelli di carattere sostanziale, cioè nel memo voi vedete che è distinto quelli che sono gli obblighi di carattere sostanziali, essenzialmente pagare le imposte, e gli obblighi di carattere invece formale, che sono quelli di fare la dichiarazione e di compilarla in maniera corretta. Ecco, questi obblighi dichiarativi, questi obblighi di carattere formale, sono stati diciamo appesantiti moltissimo, perché l'obiettivo era quello di cercare di individuare soggetti che approfittavano della libertà, della globalizzazione in generale, della libertà di circolazione, per effettuare investimenti che non dichiaravano nel paese dove loro erano residenti. Quindi, a titolo di premessa, il punto principale è che quando c'è questa situazione di soggetti che sono residenti o cittadini di un paese, ma vanno, operano o fanno investimenti o derivano reddito in altri paesi, il criterio prevalente, quello che tradizionalmente è stato considerato prevalente a livello internazionale, è quello della residenza. Quindi la tassazione del residente è quella più forte, quella piena, mentre invece la tassazione del luogo dove si è quella ridotta e mitigata, più limitata. Ora, noi siamo esattamente in una situazione di tassazione piena, perché siamo, ancorché completamente all'estero, per effetto dello statuto o per effetto di altre norme differenti dallo statuto per quanto riguarda i diplomatici, siamo completamente attratti, siamo considerati come dei veri e propri residenti, e purtroppo non possiamo sfuggire a questa situazione perché è diciamo consacrata nello statuto o in fonti di rango superiore, e quindi sono situazioni che fanno deroga ai normali criteri di tassazione delle persone fisiche, che sono basate su una nozione di residenza. Ora, questa nozione di residenza recentemente è stata, grazie, recentemente è stata modificata. Voi sapete che in questo momento forse non lo sapete, ma c'è una riforma fiscale molto importante in corso in Italia. L'avvocato Fratini, tra l'altro, è consulente del Ministero in certe parti di questa riforma. La riforma tocca anche un modulo che riguarda la tassazione internazionale, e nell'ambito di questo modulo è stata modificata la nozione di residente fiscale. Ora, dal punto di vista nostro, nulla cambia, perché noi abbiamo sempre questa fonte separata, che sarebbe lo statuto o leggi speciali per quanto riguarda i diplomatici. Tuttavia, c'è un effetto, perché in coincidenza,
di questo cambio, in sostanza, della residenza, della nozione di residente, c'è stato anche un cambiamento dal punto di vista della legge, diciamo, anagrafica, le leggi civili, per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'AIRE. E noi ne parliamo nell'ambito del nostro memorandum. Questo obbligo di iscrizione all'AIRE è in sostanza stato rafforzato attraverso, cioè è veramente obbligatorio, era già obbligatorio prima, ma adesso è ancora più obbligatorio, perché è stata prevista l'applicazione di sanzioni. E allora, perché vi dico questo? Perché in sostanza l'iscrizione all'AIRE è il frutto del cortocircuito che sia l'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate stessa, sia l'amministrazione belga, sia a volte anche la Commissione, sia le autorità del Comune creano per il fatto di questa situazione di sdoppiamento tra la residenza civile, cioè lo status civile, e lo status di residenti fiscali in Italia. Quindi se voi andate all'amministrazione finanziaria e gli spiegate la vostra situazione, quelli vi dicono: ma scusa, ma di che cosa ci stai parlando? Tu sei un residente, guarda l'articolo 2 del testo unico sulle imposte dirette, tu sei un residente fiscale belga, perché mi scoccia a me? Okay. E lo stesso tipo di risposte voi le otterrete dal Comune, non solo, ma lo stesso tipo di risposte voi le otterrete da, per esempio, organismi come per esempio le Poste. Adesso noi andiamo sempre più nei confronti di un'amministrazione che si digitalizza. La stessa identità digitale per noi è molto difficile da ottenere come italiani, perché otteniamo dei rifiuti, perché quelli guardano, dicono: ma scusa, ma tu dove stai? Ah, sei iscritto all'AIRE. Allora sì. Quindi ci sono stati dei casi in cui nostri colleghi, anch'io tra l'altro, hanno preso, insomma, il toro per le corna e hanno detto: ma sai che c'è di... Io prendo e mi iscrivo nel comune dove ho la casa, okay? Perché ho bisogno di aprire il conto alle Poste per pagare le bollette, non so, una cosa del genere. E quindi hanno forzato le disposizioni. Adesso questo non è più possibile farlo perché si è sanzionati. Quindi questo è uno dei punti irrisolti che in sostanza noi ci prefiggiamo come gruppo di volenterosi di risolvere. Cioè, stiamo studiando dei correttivi che possiamo proporre, correttivi che corrispondono più o meno, vanno nella falsa riga di quello che abbiamo fatto all'inizio di questo esercizio, quando questi famosi obblighi di monitoraggio furono introdotti per la prima volta, con l'applicazione di sanzioni molto severe. Le sanzioni per la mancata dichiarazione degli investimenti all'estero erano molto pesanti, arrivavano fino all'acquisizione del 50% del valore dell'investimento, quindi vi prendevano metà della casa se voi non la dichiaravate, cose folli, alle quali è stato posto rimedio, perché noi abbiamo, come sapete ormai, questa esenzione, cioè abbiamo questa esenzione dagli obblighi di monitoraggio. Però questa esenzione purtroppo ha dei limiti, è stata in un certo senso ridimensionata fortemente dal fatto che l'amministrazione finanziaria, per via non legislativa, ma per via puramente amministrativa interna, regolamentare, manco regolamentare, di circolare, perché in sostanza ha adottato con decreti ministeriali quelli che sono i modelli di dichiarazione, e nel modello, nel quadro RW, che è uno dei quadri del modello unico, che è il modello attraverso il quale si dichiarano le imposte da pagare, ha introdotto le famose patrimoniali IVI e IVAFE. Quindi stanno dentro il modello che, per volere del legislatore, i funzionari sarebbero esentati dal compilare e dal presentare annualmente. Purtroppo siamo soggetti
a questo obbligo dal quale eravamo stati esentati per effetto di questa formulazione del protocollo. Quindi questo crea, diciamo, il punto forse maggiore, principale, che è opportuno che voi comprendiate. Perché il fatto di non compilare o compilare in maniera erronea il quadro RW equivale a una infedele dichiarazione e quindi è una cosa che è sanzionata. Il punto è che per effetto di questo inasprimento delle regole e delle formalità per quanto riguarda gli obblighi formali dichiarativi, c'è stato in parallelo un'espansione molto importante delle regole internazionali che riguardano la cooperazione e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie. E in sostanza c'è stato un modello che si è venuto ad affermare, e qui la colpa è della Commissione, perché il modello l'aveva inventato la Commissione, non so se vi ricordate, gli specialisti se lo ricordano, c'era la direttiva sulla tassazione del risparmio del 2015. E in sostanza noi inventammo questo sistema in cui o si pagava una ritenuta alla fonte, cioè per i soggetti residenti di uno Stato, ma che avevano degli investimenti finanziari in un altro Stato e quindi derivavano un reddito, questi o davano una specie di liberatoria alla banca dove facevano l'investimento affinché la banca li segnalasse all'amministrazione finanziaria nazionale. E in questo caso, diciamo, nel caso nostro belga, e il Belgio li segnalava all'amministrazione italiana, oppure dicevano: no, io non voglio che tu dai le mie informazioni, preferisco pagare un'imposta. E quindi si pagava un'imposta, diciamo, piuttosto importante, il cui provento in parte, in gran parte, veniva poi trasferito all'erario italiano, nel caso che abbiamo fatto. Quindi questo modello si è evoluto, no, questo modello non esiste più, ma si è evoluto ed è diventato un sistema molto molto esteso e che si va sempre più perfezionando e digitalizzando, velocizzando, di scambio automatico delle informazioni, al quale non avete alcun diciamo, controllo, perché è fatto direttamente dagli intermediari finanziari, quindi le vostre banche, e riguardano sia gli immobili, il possesso degli immobili, sia gli investimenti finanziari. Per quanto riguarda gli investimenti finanziari, certi prodotti, non veramente tutti, però una gran parte di quelli prodotti che utilizziamo noi, le assicurazioni, i conti correnti, questi sono tutti oggetti di uno scambio automatico di informazioni, con informazioni che vengono trasferite in maniera molto spesso, anzi quasi sempre, non correttamente. Quindi arrivano delle informazioni sballate, per esempio su certi tipi di, ve ne parlerà l'avvocato Fratini, sulle consistenze che si hanno, che sono completamente sballate, ma comunque c'è un flusso automatico annuale di informazioni che raggiunge ormai l'amministrazione finanziaria da diciamo 5 anni. Ora, la nostra amministrazione è particolarmente lenta, poi dipende anche dal vostro luogo di domicilio fiscale, perché ci sono comuni sicuramente che sono più efficienti, comuni che sono meno efficienti. Però questo spiega perché cominciamo, colleghi, insomma, di comuni efficienti che hanno il domicilio fiscale in comuni più efficienti, cominciano a ricevere questi inviti alla compliance. Allora, quello che per spiegare un pochettino, siccome c'è in gioco, diciamo, violazioni che sono considerate particolarmente gravi, non è che voglio spaventarvi, ma diciamo, è nella logica che sto spiegando, la logica del legislatore, perché dietro c'è sempre questo discorso di quello che cerca di nascondersi e così via. Quindi queste sono situazioni che sono trattate in maniera diciamo, prioritaria
e con attenzione. Quindi, quando arrivano queste informazioni, la prima cosa che fa l'amministrazione è quella di verificare quali sono state le dichiarazioni, che dichiarazioni il soggetto ha presentato. E lì può individuare delle incongruenze. Incongruenze che sono forse dovute al fatto che effettivamente qualcuno di noi non ha compilato bene questo quadro RW e non ha detto tutti quanti i conti che c'aveva, oppure si è scordato, ha considerato che la stessa banca dove aveva due conti era uno, invece erano due, queste cose qui, oppure veramente la banca si è sbagliata, succede che la banca si sbaglia e comunica cose a Bandera, magari di un altro, e comunque. Queste cose arrivano all'amministrazione e la prima cosa che fa è incrocia queste cose, ci vogliono 30 secondi. E poi, siccome appunto le conseguenze sono molto gravi, specialmente se gli investimenti, non è questo il caso del Belgio né dell'Unione Europea, però molti colleghi, per esempio, sono chiamati a lavorare anche in paradisi fiscali. Cioè, purtroppo non è una scelta loro, vanno lì. E devono avere minimi contatti, insomma, un contratto affitto, un conto bancario, una cosa del genere, immagino. E quindi quando ci sono, per esempio, questi paradisi fiscali, questo suona un ulteriore campanello di allarme, per cui si innesta questo meccanismo che da una parte può produrre a delle conseguenze molto gravi, però d'altra parte. Quello che voglio dire è che di essere tranquilli perché è trattato con attenzione, cioè l'amministrazione è consapevole del fatto che ci sono molti errori e per questo il primo atto che fa è quello di inviare delle comunicazioni di inviti a compliance, si chiamano. Okay? E non sono degli avvisi di accertamento, non bisogna pagare niente, sono semplicemente diciamo, l'invito a spiegare la propria situazione. Ora, questi inviti sono più o meno completi, ma il messaggio principale è quello di non trascurarli, perché se si lasciano andare questi inviti, se non si risponde, la cosa diventa più formale. E a quel punto l'amministrazione vede anche che c'è un atteggiamento non collaborativo e quindi può arrivare, cioè il prossimo passaggio è che l'amministrazione comincia a trarre delle conclusioni che sono ancora preliminari, perché poi deve instaurare obbligatoriamente un contraddittorio, però nel tirare queste conclusioni comincia già a dire questo è quello che non bisogna, che è stato omesso, queste sono le conseguenze in termini di imposte e queste sono le conseguenze in termini di sanzioni. Okay. Allora, dal punto di vista delle conseguenze delle imposte, diciamo, queste sono, francamente, non sono preoccupanti. Cioè, le nostre situazioni, non sono, diciamo, da prima pagina dei giornali. Cioè, non è che hanno scoperto chissà che, hanno scoperto un errore. E quindi, vedete nel memorandum che l'ammontare delle imposte è molto limitato, sia dal punto di vista dell'IVA che dell'IVAFE. Si tratta, e questo è importante segnalarlo, si tratta di imposte patrimoniali. Okay? Imposte patrimoniali che sono distinte dalle imposte sul reddito. Cioè voi potete avere un conto in banca che produce degli interessi, quegli interessi sono il reddito. Il reddito va dichiarato in dichiarazione. Ma non è, diciamo, l'oggetto del quadro RW, non è oggetto del monitoraggio fiscale. Quello va dichiarato come qualsiasi altro reddito, cioè se c'è qualcuno che fa qualche articolo come noi al servizio giuridico, qualche volta facciamo delle pubblicazioni, cose del genere, hai dei redditi di carattere occasionali, questi, siccome siamo residenti fiscali italiani, bisogna dichiararli in Italia. Ci sono invece quelle più preoccupanti, sono le imposte patrimoniali, l'IVI e l'IVAFE, però hanno un importo molto molto limitato. Cioè, poi diciamo per quanto riguarda la cosa più preoccupante, quella che è oggetto della segnalazione dello scambio di informazioni, almeno in questo momento, che sarebbero i conti correnti, lì l'imposta è fissa,
sono 34,20 euro per ogni conto. Insomma, non è la fine del mondo, quindi diciamo eventualmente la conseguenza dal punto di vista del mancato pagamento delle imposte è molto limitata. Quello che è scocciante è l'applicazione delle sanzioni. E l'applicazione delle sanzioni, questo è il messaggio fondamentale, si può completamente eliminare. Semplicemente rispondendo agli inviti alla compliance, spiegando la situazione e spiegando che abbiamo un esonero dal compilare il modulo, il monitoraggio fiscale. Quindi non possiamo, in linea di principio, essere sanzionati se non abbiamo l'obbligo. Quindi non possiamo aver violato un obbligo che non abbiamo. Quindi si tratta semplicemente di far capire, e qui entra insomma in gioco il fatto che bisogna appunto attivarsi quando si riceve l'avviso dal compliance, bisogna contattare, non so, il commercialista o voi stessi potete anche, se siete capaci, potete contattare l'amministrazione, normalmente ci sono sempre dei riferimenti di persone da contattare e spiegare la situazione in maniera abbastanza candida e io ho sempre stato, c'è cioè anche un principio generale che dice che nell'ignoranza, cioè diciamo l'ignoranza della legge non scusa, ma quando l'interpretazione della legge è ambigua, come in questo caso, perché tu c'è una parte l'obbligo, dall'altra parte l'obbligo di dichiarare, dall'altra parte l'obbligo di non dichiarare, quindi obiettivamente c'è una situazione di non punibilità. Quindi io direi che a questo punto vorrei cedere la parola per i limiti fisici, anche perché però penso di avervi dato un'idea. In sostanza non bisogna preoccuparsi, bisogna semplicemente occuparsi di questa cosa qui prima che qualcuno se ne occupi e che diventi al posto vostro e che diventi più grande di quello che è. E anche ultima annotazione, anche su questo punto delle sanzioni. Okay. Stiamo cercando di trovare una soluzione, okay? Di trovare una soluzione che comporta il fatto di andare a parlare con l'amministrazione a livello centrale e cercare di cambiare insomma, questo modulo per poter immediatamente dare un'indicazione. Si tratta della situazione dei funzionari o di quelli che sono soggetti esonerati e quindi non sanzionabili, diciamo, metterlo da qualche parte così che nessuno dell'Agenzia delle Entrate diciamo, balzi a conclusioni che sono forse eccessive. Ok, io mi fermerei qui, ma comunque sono disposto a rispondere a domande. Grazie, grazie davvero Pierpaolo per lo sforzo che hai profuso e che i colleghi stanno già apprezzando, ringraziandoti. Non so, prima di dare la parola all'avvocato Frattini, se Roberto e Giovanni hanno qualcosa da aggiungere. A me mi veniva in mente una breve considerazione, un suggerimento di tipo pratico, proprio per l'importanza della replica tempestiva alle lettere di compliance, e il fatto che forse non tutti sanno che è già operativo, e so da fonte diretta che il direttore dell'Agenzia delle Entrate si è impegnato sul fatto che l'Agenzia delle Entrate passi presto al totale uso delle notifiche digitali e quindi di questa che si chiama la piattaforma notifiche digitali o SEND. Se lo digitate su Google la trovate facilmente. Quindi il consiglio è per tutti di iscriversi in questa piattaforma in modo che si eviti, visto che siamo noi tra l'Italia e Bruxelles, di perdere e siamo in questo status per cui non tutti sono iscritti all'AIRE, non tutti da tanto, le informazioni sono anagrafiche, sono frammentate ancora fra i comuni. Quindi il fatto che noi comunichiamo allo Stato, che finalmente sta dotando di una interfaccia centrale per registrare le informazioni del domicilio digitale presso cui trovarci, fa sì che riceviamo tempestivamente queste comunicazioni e quindi rispondiamo tempestivamente ed evitiamo queste situazioni. Quindi cercate questa piattaforma SEND o piattaforma notifiche digitali e registratevi. Questo è un consiglio pratico. Se Roberta ha qualcosa da aggiungere. No, grazie, al momento no. Volevo solo forse precisare che noi stiamo affrontando la situazione tipica dei funzionari italiani che sono in Belgio. Non tutti, 100%, siamo in questa situazione, come Pierpaolo ha anticipato. Ci sono una parte di noi che sono stati reclutati, assunti quando erano già residenti fiscali in Belgio.
e la regola dello statuto che, del PPI, del protocollo che, a cui faceva riferimento Pier Paolo, ovviamente costoro saranno residenti fiscali aborigine in Belgio e quindi le regole che oggi abbiamo un po' illustrato e spiegato non sono direttamente applicabili a questa situazione. Questo perché, insomma, siamo tutti diversi. Informazione di servizio per l'avvocato Frattini, abbiamo risolto il problema del collegamento del tuo collega. Allora, innanzitutto piacere di conoscervi e ben ritrovati per le persone che già conosco. Grazie per questo invito. Dico che in realtà l'amico Pierpaolo ha trattato compiutamente molti degli argomenti. Noi possiamo parlarvi di un'esperienza pratica, concreta. Ho fatto due conti in vista di questo incontro. Devo dire più una relazione, se posso dire, anche emotiva, perché abbiamo cominciato a trattare del caso nel 2009. Io alcuni di voi li conosco appunto dal 2009. Noi siamo dei fiscalisti, capo di fiscalità comunitaria e internazionale, quindi questa è un'attività che abbiamo fatto in maniera ancillare. E nel 2009 qui a Bruxelles esplose una bomba, perché sostanzialmente ci si rese conto che i funzionari erano soggetti agli obblighi dichiarativi. Io ricordo le prime conferenze con la Monte dei Paschi di Siena, avevamo, diciamo, delle sale completamente, diciamo, riunite, e noi, o io, venivo, diciamo, confuso con l'agente del fisco che impegnava, diciamo, qualcuno a un pagamento delle imposte. Devo dirvi che è stato titanico il primo sforzo, perché da 0 a 100 siamo passati con un blocco di... Sì, da 0 a 100 abbiamo fatto uno start che Jacobs se lo è scordato in termini, diciamo, di efficienza. Ho fatto un po' di conti. Il mio team è collegato anche al dottor Merelli, che è rimasto in Italia, il suo staff. Abbiamo processato in questi anni circa 3.750 dichiarazioni di questa situazione. Pensate, quindi l'ambito temporale è molto, molto esteso. Abbiamo avuto circa una novantina di casi di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate. Perché quello che dice Pierpaolo è giusto. Il fisco italiano non conosce adeguatamente le regole di ingaggio che riguardano questo piccolo sottoinsieme tra tutti i taxpayer. È un sottoinsieme obiettivamente complesso, per quello che vi abbiamo detto, ma che molti di voi conoscono perché abbiamo già parlato da tanti anni, e che rimane questa peculiarità dal 2009 in avanti. La residenza, che è un concetto di effettività, viene imposta per effetto del protocollo, e quello che è un privilegio diventa di fatto un maleficio. E, essendo concepito come un privilegio, è indisponibile in capo al contribuente, perché la residenza in realtà è uno stato che dipende da un fatto su cui il contribuente può incidere. Allora, quando ci si approccia con l'Agenzia delle Entrate rispetto, ripeto, noi veramente tantissimi anni, molti casi, è molto, molto importante adeguare le competenze, le conoscenze dei funzionari con cui parliamo, perché non conoscono il protocollo, non conoscono le specificità. Nella maggior parte dei casi dovete pensare uffici dislocati ovunque, abbiamo da Caltanissetta fino a Trento, funzionari che liquidano le dichiarazioni di altri contribuenti, quindi c'è un elemento forte di specificità. Noi abbiamo ricevuto circa una decina di lettere di compliance, cioè le posizioni che, diciamo, che abbiamo assistito. E devo dirvi che tutti questi sono stati sistemati. Quindi oggi, come diceva Pierpaolo, vi diamo una testimonianza. Perché è molto importante l'approccio, poter seguire con l'ufficio e non delegare, ma sostanzialmente curare questa relazione. Perché lettere che ci sono arrivate, signori, per effetto della direttiva saving a cui faceva riferimento Pierpaolo prima, sono lettere nelle quali ci dicono,
sostanzialmente che le consistenze che sono state dichiarate nell'unico, cioè nel modello di dichiarazione che viene presentato, sono diverse dalle consistenze che gli istituti finanziari, che sono traenti in giro per il mondo in Belgio, hanno comunicato per scambio di informazioni dirette con l'amministrazione finanziaria italiana. E vi posso dire che questo è assolutamente razionale e logico, perché il meccanismo prevede che gli istituti di credito trasferiscano le esistenze al 31/12 di fine anno, quindi vi faccio un caso del 2022. L'unico, invece, cioè le modalità di istruzione della dichiarazione dei redditi, prevedono che devi esporre in quel per specifico rigo le tue consistenze medie. Quindi noi facciamo un confronto, prendiamo la media delle consistenze e scriviamo un numero, per esempio 1000 euro, che matematicamente sono diverse dalle consistenze effettive al 31/12. Quindi vi posso dire che le chance di essere in qualche modo interessati da questa lettera di compliance sono molto elevate, perché c'è un elemento, diciamo, logico che porta a questa differenza. Quindi, come giustamente diceva Giovanni, facciamo in modo che le notifiche ci arrivino, cioè scriviamoci a questa piattaforma in modo tale che siamo notiziati, perché c'è un tempo anche ristretto per comunicare e per evitare che la macchina amministrativa poi faccia lo step successivo. E a questo punto comunichiamo con l'amministrazione finanziaria. Suggeriamo una comunicazione, quello che funziona, diciamo, scritta ma anche orale, cioè va un po' seguita, perché molte volte, diciamo, i funzionari non comprendono alcune, diciamo, fattispecie. Devo dirvi che c'è un problema di fondo in questa nostra specificità. Diceva prima chi mi ha preceduto che noi, per effetto di una norma del 2011, cioè noi, voi, mi sono immedesimato, scusate, siamo esonerati dall'obbligo di compilazione di questo quadro RW. Quadro RWDOP è un quadro di dichiarazione per attività finanziarie ritenute all'estero. C'è questa, diciamo, piramide invertita, per cui nonostante il centro principale dei vostri interessi, affari e interessi anche familiari sia il Belgio, portate in grembo la residenza di origine. E quindi sostanzialmente avete questo rovesciamento. Quindi automaticamente le disponibilità finanziarie all'estero diventano, che sarebbero per un soggetto residente in Belgio come disponibilità presenti in Belgio, diventano attività estere e quindi dovrebbero essere dichiarate. Abbiamo però questa norma che esonera dall'obbligo di dichiarazione, quindi fin qui dovremmo essere tutti salvi. Invece, come diceva Pierpaolo, invece no, perché pur essendo esonerati, essendo contribuenti, siamo soggetti all'IVAFE e all'IVIE, cioè queste imposte per immobili e per conti correnti che si detengono all'estero. E allora ecco qui il tema. Il quadro dell'IVIA di Vafè, l'agenzia che compila, che predispone i moduli dichiarativi dell'unico, li ha inseriti all'interno del modulo RW. Quindi il rischio di non averlo compilato correttamente, perché fino alla prova contraria qui dentro di fiscalisti siamo pochi, penso che fate un altro mestiere. E quindi il rischio di non compilarlo correttamente ci fa rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. E quindi il meccanismo sanzionatorio. Le sanzioni, noi vi conosciamo molti, le sanzioni per tutti, ma per voi in particolar modo, signori, sono cose molto fastidiose, perché vi mettono come in una condizione di aver commesso qualche errore che invece non avete commesso, e molto probabilmente non l'avete commesso, e sotto profilo soggettivo non l'avete commesso, perché non c'è una volontà di commetterle, diciamo. Quindi questo meccanismo psicologico fa sì che diventano poi dei dossier e delle questioni un po' di principio e un po' anche di grande dispiacere con il proprio paese.
Questo è quello che abbiamo vissuto noi come, come advisor che abbiamo seguito tanti fascicoli. Allora, per evitare questo meccanismo, cioè per evitare che poi l'amministrazione finanziaria faccia il passaggio successivo, perché la compliance è un alert che viene dato, poi dopo l'alert si parte a vedere la liquidazione, diciamo, dei redditi, e ci è capitato di aprire il focus su altre questioni. Noi abbiamo avuto funzionari in questi migliaia che avevano, come diceva Roberta, una situazione, come dire, standard, una casa in Belgio, una casa in Italia per eredità, un conto corrente di operatività in Belgio e a volte anche un conto corrente in Italia. Questa, diciamo, un po' la fisionomia che abbiamo incontrato. E a volte però abbiamo incontrato anche funzionari che hanno girato il mondo, che avevano attività, che avevano avuto successioni, che avevano un elemento di peculiarità. A volte abbiamo trovato anche funzionari che sono andati in pensione, hanno perso il protocollo del beneficio, sono dimenticati di correggere la loro posizione, cioè perché poi non c'è sempre questo alert specifico. Quindi il forte suggerimento che nasce non dalla competenza, perché sono per gente che fa il nostro mestiere proprio è l'ABC, ma dall'esperienza, è di reagire, come diceva Giovanni e Pierpaolo e Roberta, immediatamente a queste lettere di compliance. Prendere subito contatto, prendere contatto diretto, mettersi in ascolto e spiegare. Spiegare, siccome che ormai abbiamo un parterre pazzesco, diciamo, di casistiche, che il primo elemento di segnalazione è quello delle giacenze medie, che avete correttamente indicato un rigo e un dato che è corretto, e che lo scambio di informazione invece ti dà subito l'alert, diciamo, delle giacenze effettive. Questo è il, diciamo, il fortissimo suggerimento che vi diamo, diciamo, nel momento in cui arrivano delle lettere di compliance. Se le lettere non sono arrivate, ok, purtroppo da avvocato vi dico, verificate se avete comunicato correttamente il luogo nel quale svolgere queste comunicazioni, ok? Perché poi, essendo una situazione un po' particolare, è anche il tema se il fisco, l'amministrazione fiscale, ha correttamente notificato queste lettere di compliance o meno. Se voi avete dato un indirizzo, avete correttamente... Ci è capitato qualcuno che ci ha detto: io non ho controllato l'indirizzo, non ho controllato la posta elettronica, cioè poi... quando è a che fare col mondo delle persone fisiche, ognuno ha la propria storia, ha le proprie situazioni. State tranquilli, è successo anche di peggio. Abbiamo avuto anche clienti che non hanno controllato le PEC, gli hanno notificato avvisi di accertamento importanti che dopo i 60 giorni sono diventati non più impugnabili e quindi cartelli di pagamento. Cioè, non vi sentiate in minoranza. Però questo è un controllo che va fatto subito, perché le lettere di compliance sono partite. Quindi voi avete fatto una domiciliazione a qualcuno, siete seguiti da un professionista o siete soli, verificate questa procedura, perché le lettere sono partite. Prego. Se posso intervenire, cioè praticamente le banche vi identificano, e tra gli elementi, quando vi identificano, quando scoprono che siete non residenti, cioè glielo dovete dire voi che siete fiscalmente residenti in Italia, vi chiedono l'identificativo, che è un identificativo unico, che sarebbe il vostro codice fiscale. Quello è sufficiente per l'amministrazione per cominciare ad agire, cioè vi ha identificato. E poi, come diceva Francesco, il problema è quello che voi avete detto, magari nel tempo, magari non so, quando siete partiti, 20 anni fa, quello che gli avete detto all'amministrazione finanziaria, situazioni che possono essere cambiate. Cioè, la casa non esiste più, quindi loro non vi trovano e vi notificano, però è quello che voi avete di che, è quello che da loro risulta, e quindi vi notificano gli atti lì. E dopo, cioè, se voi non rispondete, se voi non avete ricevuto questi atti, diventano definitivi, sono inimpugnabili, e quindi a quel punto si può solo pagare. È una cosa abbastanza triste, ma... purtroppo bisogna pensare a queste cose qui, e
e non è manco, non so, imputabile all'amministrazione, perché l'amministrazione dice, ma io che ne so, cioè, tu mi hai detto che eri qui, non mi hai detto più nient'altro, e io questo ti ho notificato gli atti dove tu mi hai detto di farlo. Guardate, poi qualche, diciamo, io qui nel mio schermo mi sono fatto mandare dai miei colleghi un po' di lettere di compliance, sono tutte identiche, tutte puntano verso questa strada, perché il caso di chi ha presentato un unico, chi è sconosciuto, non ha presentato un unico, non riceve niente di compliance, siamo su un'altra partita. Detto questo, signori, due o tre informazioni, diciamo, di aggiornamento. Allora, uno, i rimedi, se arrivate oltre, ok, la risposta della compliance, ci sono, ok? I rimedi ci sono. Per Paolo faceva riferimento a sanzioni ridotte, 34 euro. Ci sono istituti che consentono di sanare con effetto anche oggi per allora una serie di comportamenti. E devo dirvi che si possono ravvedere tante cose, si possono sistemare tante cose. Noi abbiamo fatto tanti ravvedimenti e sistemato tante cose nell'ambito di questi tanti anni in cui abbiamo lavorato con voi. Quindi non ci facciamo prendere dallo scompenso, e i funzionari sono estremamente capaci di gestire ravvedimenti o integrative a questo proposito. In Italia, diceva prima per Paolo, il fisco è cambiato. Per effetto di una legge delega del luglio del 2023 sono stati adottati fino adesso 14 decreti attuativi. Uno di questi decreti attuativi è quello sulle sanzioni tributarie. Quindi tenete conto che per chi ha qualche piccolo problema, vi dico, io ormai dopo tanti anni vi posso dire che siete un po' semplici, un po' complessi, e qualcuno ha delle casistiche incredibili, ok? Cioè qualcuno è molto creativo di voi. E quindi noi in studio siamo sempre domandati come sistemarli e come, diciamo, un po' gestirli. Perché? Vi dicevo, le sanzioni che vi impattano sono di due tipi, signori. La prima sanzione è di dichiarazione infedele, cioè avete messo un dato infedele nella dichiarazione che il fisco sta controllando. La seconda è l'omesso versamento, non avete pagato un'imposta che avete dichiarato. Queste due famiglie di sanzioni prevedevano dei range in termini di rate, non di sanzioni. Quella infedele viaggiava dal 90 al 180% del dato, diciamo, infedele. Quello omesso viaggiava al 30%. Noi ad oggi ancora non abbiamo in gazzetta ufficiale il testo, aspettiamo a brevissimo, ma il rate è stato cambiato. Dal 90 al 180% siamo scesi al 70% fisso e dal 30% siamo scesi al 25%. C'è una grande querelle sull'efficacia temporale di queste norme, perché a noi tutti che conosciamo un po' il diritto europeo, ma forse anche i principi della civiltà giuridica italiana, sappiamo che in materia di sanzioni dovrebbe applicarsi un favor rei. Cioè applichi sempre la sanzione vigente più favorevole. Purtroppo c'è una discussione adesso in atto sull'efficacia di questa modifica normativa e quindi del momento in cui sostanzialmente entra in vigore la riforma rispetto al momento di erogazione. Quindi su questo c'è una discussione. La seconda discussione, che mi sembra interessante, perché molti di voi ci vengono non solo per chiedere di fare le dichiarazioni, ma ci chiedono anche dei pareri sulle residenze. Ok? Ci è capitato di farne una cinquantina in questi anni. Cioè ragazzi che sono entrati in commissione su un percorso professionale non diretto, sono passati per agenzie, hanno fatto un vario trascorso, allora ci hanno chiesto, mi certifichi alla luce del protocollo aggiuntivo qual è la mia residenza? Altri che ci hanno chiesto, io sto per andare in pensione, non voglio trovarmi per l'amore in difficoltà e quindi mi dai un assessment. Chiudo perché io ho un difetto, essendo un avvocato sono abituato a parlare, vuol dire, senza nessun limite. Allora su questo sono cambiate delle cose
è stata modificata la norma sulla residenza. Ripeto, non riguarda assolutamente coloro che sono coperti dal protocollo aggiuntivo, ma riguarda coloro che non sono coperti dal protocollo aggiuntivo o hanno delle peculiarità, come diceva prima Roberta. Mentre prima il dogma era l'iscrizione all'AIRE e in alternativa residenza e domicilio, secondo le definizioni civilistiche, quindi secondo il concetto di dimora abituale, residenza, articolo 4 del codice civile, e il domicilio come luogo principale dei propri affetti e interessi personali ed economici, articolo 43, ora diciamo l'iscrizione all'AIRE di cui vi ha parlato prima Pierpaolo, e solo per lasciare la parola agli altri, mi faccio una parte che è un'altra questione pazzesca, perché vi dico, un conto avere a che fare con l'Agenzia delle Entrate e un conto avere a che fare con il comune che gestisce l'AIRE, che emette delle sanzioni per irregolare iscrizione o indebita iscrizione all'AIRE. Sono due mondi diversi e vi assicuro che anche sono due interlocuzioni diverse. Però ometto questo, sennò ci mettiamo un'altra mezz'ora e lei non mi invita più naturalmente. Il tema è che la residenza adesso passa per criteri di effettività. C'è un concetto di residenza e c'è un concetto di domicilio fiscale che è stato riscritto e l'iscrizione all'AIRE diventa solo una prova, cioè una presunzione. Cioè l'iscrizione all'AIRE diventa non il primo criterio, ma una presunzione, salvo presunzione. Quindi c'è una riallocazione dei criteri all'interno della residenza. Quindi, occhio, per chi non sta o non starà dentro il protocollo aggiuntivo sulle garanzie dei funzionari, va ripensato le vostre scelte alla luce o vanno rimappate tenendo conto di questi nuovi parametri normativi. Io avrei tante altre cose, ma penso che basta così. Grazie. Grazie. Completiamo la parte sulla gestione del contenzioso e delle domande con l'intervento del dottor Claudio Belmonte, che segue l'assistenza ai nostri aderenti della sezione di Ispra Siviglia, ma che è stata estesa anche a tutte le altre sezioni del nostro sindacato. Ecco. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, ho preso gli appunti dell'avvocato Rossi, l'avvocato Frattini e di tutto quello che è stato detto fino ad ora. Concordo in pieno, soprattutto l'invito, la sollecitudine di voler comunicare con l'agenzia prima che essi intervengano. Oggi, come si è detto, i sistemi sono sempre più veloci, sempre più automatici e il rischio di essere, diciamo, contattati è sempre più alto, elevato. Sicuramente, come l'invito di scrivere, di parlare con l'agenzia delle entrate, io invito a dichiarare, perché purtroppo io lavoro qui con la commissione di ISPA prevalentemente, abbiamo visto tantissime casistiche legate appunto a questa differenza tra il domicilio fiscale e la residenza. Noi soprattutto per quanto riguarda i dipendenti qui in Italia, ma in altri casi proprio per i funzionari in Belgio che hanno mantenuto il domicilio in Italia, e c'è molto scetticismo in questo, ma l'invito è dichiarate, perché non c'è dubbio sul fatto che bisogna farlo e bisogna comunicare al meglio i dati. Rispetto a quello che diceva l'avvocato Frattini, concordo sul fatto che è molto facile sbagliare, soprattutto quando si chiedono i documenti, i conti correnti bancari, dove chiedono la giacenza media, dove non si sa, molto spesso si fa fatica anche a recuperarli, e dal 1 gennaio al 31/12 abbiamo bisogno di tutti i documenti per poter dare questo dato di giacenza media e dichiarare al meglio. Poi fare la distinzione tra il conto corrente ordinario, il libretto di risparmio che hanno una tassazione del 34,20 euro fissa rispetto ai depositi e investimenti, dove invece siamo soggetti all'imposta del 2 per 1000. Poi bisogna stare attenti che abbiamo casistiche con persone che hanno appunto conti correnti in paesi considerati blacklist, dove da quest'anno hanno inasprito le norme con il 4 per 1000 al posto del 2 per 1000.
Idem per l'IDIE, cioè l'imposta sul valore degli immobili all'estero, le normative sono chiare dal punto di vista del dovere di dover dichiarare, degli obblighi di dichiarare nel quadro del doppio detto immobili. Sono altrettanto chiare che per la maggior parte delle persone che sono funzionari in Belgio, hanno la loro prima abitazione in Belgio, la prima abitazione alla stessa stregua dell'IMU prima casa che si paga in Italia è esente. Quindi nella maggior parte dei casi dei funzionari in Belgio, se hanno solo un'abitazione, la stessa non comporterà delle imposte da versare. Abbiamo anche un importo, diciamo, da dover definire anche questo, che molto spesso ci viene chiesto, ma dottore, ma dov'è che devo, che dato vuole per la dichiarazione? Nel memorandum è ben specificato, e ringrazio i colleghi perché è stato fatto molto bene, dove in sostanza troviamo per quanto riguarda il valore catastale, il valore più conveniente da dichiarare, soprattutto per tutti i paesi della Comunità Europea e SE, il valore dove non esiste un paese della Comunità Europea, il valore catastale, dobbiamo prendere il minore tra il costo di acquisto o il valore di mercato di questi immobili. Questa è la base imponibile sulla quale poi viene calcolata l'IVIE. Quindi l'invito è senz'altro di dover comunicare con l'agenzia, perché da questo punto di vista anche l'Agenzia delle Entrate rispetto a anni fa è più vicina al contribuente. Nello stesso tempo non bisogna prenderla in giro, nel senso comunichiamo quello che c'è da comunicare, si fa la dichiarazione dell'anno 2023 nei termini. Per quanto riguarda il pregresso, le soluzioni, come diceva l'avvocato Frattini, ci sono a mezzo di ravvedimento operoso, se uno ha fatto una dichiarazione ma non completamente né corretta o non completa nei suoi dati, io suggerisco sempre che è meglio dichiarare, seppur tardi, ma evitare di far agire l'Agenzia delle Entrate prima di noi. In questo modo evitiamo una serie di problematiche e di sanzioni che non sono poi il massimo. Vi volevo soltanto dare queste precisazioni, per le tematiche e le casistiche che vediamo sono tantissime. Rimaniamo quindi a disposizione dei Renovuori Democratici per fare ogni tipo di adempimento per tutti gli iscritti, e sono molto felice di essere stato invitato qui oggi per poterne parlare con i miei colleghi. Grazie Claudio. Siamo ancora quasi 500 collegati, che dimostra tutto l'interesse per i temi che stiamo trattando. No, 500 sono ancora qui. Allora, è evidente per i colleghi che sarà assolutamente impossibile gestire oggi le decine di domande che vedo. Tra l'altro si è creata una comunità di intenti nella chat di colleghi che rispondono ad altri colleghi che hanno fatto le domande, quindi verificheremo che le risposte fornite siano quelle adeguate alle domande che sono state poste. Ecco, Cristiano, posso? Certo. In merito a questo, io ho l'ufficio qui a Ispra, no? E sono proprio attaccato alla Commissione Europea di Ispra. E tutti i giorni ho queste casistiche e ho un confronto con le persone, con i funzionari e quant'altro. Non ce n'è uno che è in mala fede, nel senso, sono tutti in buona fede e vorrebbero quantomeno regolarizzarsi. Sono tutti però scettici del fatto di, ma devo dichiarare, ma avete letto la normativa, ma siamo esonerati, sì, siete esonerati dal monitoraggio fiscale, ma non lo siete dal punto di vista dichiarativo. Purtroppo non è colpa nostra se non lo siete, ma è abbastanza chiaro. Considera il requisito per i prossimi negoziati sulla riforma, ti porterò con me perché tu confermi che i funzionari sono tutti in buona fede, perché normalmente quando negoziamo le nostre regole ci trattano da un'associazione a delinquere. No, non lo è, cioè da me vengono tutte persone che vogliono assolutamente mettersi a posto o che non sapevano minimamente di doverlo fare. Certo, ecco. Certo. Adesso non so se
Intanto non so se ci sono altri interventi. No, posso chiarire soltanto rispetto a quello che diceva l'avvocato. Obbligo di dichiarare, ovviamente non lo stipendio, il salario, gli emolumenti che arrivano dal rapporto di lavoro con la commissione, perché appunto la confusione nasce un po' da questo, che c'è una grossa esenzione per quanto riguarda il trattamento finanziario che riceviamo dal rapporto di lavoro con l'istituzione, la commissione, il Parlamento, quello che sia, però questo copre soltanto, esclusivamente, questa relazione di lavoro e quindi gli emolumenti e il salario che riceviamo. Tutto il resto è fuori, il conto corrente, le proprietà, gli investimenti e quant'altro. Esattamente così, esattamente così. Il reddito derivante dalla commissione è totalmente esente. Spesso ci troviamo anche di fronte a casistiche dove ci sono locazioni di immobili, no? E spesso abbiamo, grazie a Dio, le convenzioni contro le doppie imposizioni che regolano anche questo tipo di income. E anche esso non è da dichiarare in Italia se l'affitto lo percepisco in Belgio. Lo dichiaro nel paese in cui insiste l'immobile. A differenza dei rendimenti da attività finanziarie che, decurtata l'imposta già trattenuta a seconda di dove arrivano questi investimenti, viene versata la differenza fino ad arrivare al nostro 26% in Italia. Stessa cosa per le imposte sugli immobili. Se vengono pagate delle imposte, vengono decurtate e si paga l'IVA per differenza tra questa imposta già versata e quanto il dovuto. Se il valore è inferiore ai 20.000, no? E quindi non produce, diciamo, non produce nemmeno tassazione in Italia. Noi vediamo, se posso permettermi, con Giovanni sta facendo vedere un numero di domande gigantesco, ok? Cioè stanno cominciando a scrivere in maniera interessante. Io ho visto con un occhio sinistro, tra queste domande, una, non che le altre, il mio occhio è limitato, che riguarda la residenza. Se posso permettermi, cominciare, ok, un ballo, un valzer. E poi con preghiere, naturalmente, il mio collega che di supportarmi, perché è molto più bravo di me, naturalmente. Allora, il tema è, vedo, uno dei vostri colleghi dice: io andrò in pensione il 1 luglio del 2024. Beato lui, ok. E l'articolo 13 non si applicherà più. Rimarrò in Belgio, diventando residente fiscale belga. Cosa succede per l'anno fiscale 2024? Dal 1 gennaio al 30 giugno ci sono 180 giorni, dal 1 luglio al 31 dicembre sono 184 giorni. Allora, bella, interessante e diretta. Allora, prima regola importante è che la modifica della residenza entra in vigore il 1 gennaio del 2024. Quindi l'unico che stiamo predisponendo adesso, che è l'unico 24, osserva il primo imposto 2023. E quindi, sì, sono un po' basso di voce. E quindi tutte le cose nuove che ci sono non valgono per 2023. Cioè rimane in vita la precedente disciplina. Per il 2024, invece, trovano applicazione le nuove regole. Ora, è evidente che il 1 luglio, lui dice, scrive, sono 183 giorni. Scrive, sì. Ok, mi sembra. E 184 giorni, invece, li mantiene nella seconda parte dell'anno. Quindi l'elemento della prevalenza è un elemento importante, anche con le nuove regole, perché questo signore, se capisco bene, sarà residente in Belgio, perché con le regole naturali sulla residenza lui è fiscalmente residente in Belgio, perché ha la sua famiglia, e sto ipotizzando, ha i suoi interessi personali e quindi è assolutamente residente in Belgio. Su questo elemento di consistenza quindi anche la riforma non cambia minimamente. Le tematiche di attenzione sono coloro che invece intendono dire: io
vorrei rimanere in Belgio, ma poi hanno una situazione familiare e una situazione, diciamo, di consistenza patrimoniale che li porta un po' in Belgio e un po' in Italia. Sono quelli su cui va fatto un bilanciamento e un maggiore interesse. Questo contribuente rimarrà in Belgio per come ce l'ha raccontato e sarà tranquillamente, abbandonerà la cittadinanza fiscale italiana. Sì, mi permetto di aggiungere che il contribuente che a metà anno, quindi andrà in pensione, comunque l'anno successivo, indipendentemente in base ai giorni, dovrà comunque dichiarare l'IVIE e l'IVAF. Quindi su quello non si salva in quell'anno. Corretto. È giusto? Corretto. Ho visto tra le varie domande la situazione più semplice. Cerchiamo di risolverla oggi una volta per tutti. Il collega funzionario che ha soltanto uno, diciamo per farla un po' più complicata, due conti bancari in Belgio, una casa in cui vive in Belgio e una casa di sua proprietà in Italia. Immaginiamo che questo collega per il momento non abbia mai fatto nulla, considerandosi esente da tutte le regole, perché funzionario, perché c'è il privilegio, se si può brevemente riassumere tutto quello che deve fare a tutti i livelli, sia a livello delle tasse, sia a livello dell'IMU nella sua, e della TASI nel suo comune, in modo da rispondere a questa casistica la più banale. Poi ci saranno tutti gli altri casi che cercheremo di gestire rispondendo a tutte le vostre domande. L'impegno di rispondere a tutte le vostre domande è un impegno solenne che noi prendiamo, impegnandomi naturalmente con la buona volontà dei nostri oratori, perché non sarò io in grado di rispondere a queste domande. Non so, forse vuole rispondere Paolo, ma un chiarimento giusto sul commento di prima. In realtà il collega che va in pensione, se c'è la prevalenza del periodo di residenza in Belgio e quindi viene considerato residente belga, non dovrà compilare niente in Italia, perché per l'anno 2024 sarà residente in Belgio per tutto l'anno in virtù del criterio di prevalenza. Quindi se così è, non dovrà né pagare IVI né IVAF né nient'altro al governo italiano. Ok, va. Sì. E allora in questo caso specifico ci sono due cose da fare, una riguarda il futuro e una riguarda il passato. Per quanto riguarda il futuro bisogna dichiarare, nel senso che la persona in questione è sottoposta a l'obbligo dichiarativo esclusivamente per quanto riguarda l'esposizione del debito di 34,20 euro per conto ai fini dell'IVAFE e per pagare l'IVAFE. La casa, diciamo, in Belgio, che sarebbe in teoria sottoposta all'IVIE, è esente per corrispondenza col criterio dell'esenzione dell'abitazione principale che ha a cui ha diritto un residente in Italia che abbia un immobile in Italia dove vive. Quindi in questo caso noi abbiamo il soggetto che vive residente civilmente e effettivamente in Belgio, lì ha la sua casa in possesso, però questa è l'abitazione, la sua unica abitazione principale, e quindi è esente. Se avesse, e la ragione di questa esenzione è perché se avesse la stessa casa, la stessa situazione in Italia, cioè se fosse residente civilmente in Italia con la sua famiglia, sarebbe stato esentato dall'IMU. E poi per quanto riguarda l'abitazione che ha invece in Italia, quell'abitazione sarà soggetta ad IMU, perché la sua abitazione principale, cioè il bonus, chiamiamolo così, l'abitazione principale, lo ha utilizzato per quanto riguarda l'abitazione in Belgio. Quindi esiste questo, diciamo, principio non scritto dell'alternatività, cioè se sei soggetto chiaramente all'IVAFE non puoi pagare l'IMU, e però applichi le stesse regole che applicheresti sull'IMU se l'immobile fosse stato in Italia. Quindi in questo caso noi abbiamo un immobile in Italia dove però non abbiamo la residenza,
quindi il nucleo abitativo della famiglia non è stabilito lì, e quindi questa diventa effettivamente una seconda casa. Seconda casa che è sottoposta all'IMU, al 0,76, insomma, alle aliquote che sono stabilite, perché è un'imposta comunale, e quindi ci possono essere delle variazioni. Voilà, credo. Per il passato? Ah, per il passato, scusa. Per il passato bisogna fare il ravvedimento operoso. Ora, questa scelta del ravvedimento operoso è una scelta che so che preoccupa moltissimi, perché appunto dice, ma chi me lo fa fare, cioè, perché mi devo adesso impelagare a fare queste cose? Diciamo, queste sono tutte delle scelte di carattere personale, e non perderete, diciamo, la mia stima se non fare del ravvedimento operoso. Però, diciamo, è un comportamento di carattere preventivo. Queste situazioni prima o poi usciranno fuori. Poi ci sono tante contingenze nella vita, si cambia, si decide di cambiare. Se partiamo da una situazione che non è diciamo ben inquadrata dal punto di vista fiscale, diventa difficile cambiare, perché non si sa da dove si parte. Si sa magari dove si va, però non si sa. Quindi per me, siccome non costa, cioè non morirete se fate il ravvedimento operoso, visto che l'ambiente pericoloso comporta un forte abbattimento, come scritto nel memorandum, della parte sanzionatoria, che è la parte più importante. Per quanto riguarda le imposte, sono veramente sì, 34,20 o un pochettino di più, non so, però insomma non sono delle cifre gigantesche, e c'è una componente di interessi da pagare, però insomma siamo di fronte a situazioni perfettamente compatibili, insomma, cioè, che ci possiamo permettere, insomma. E si risale solo a 5 anni nel passato? Sì, questa è una scelta, diciamo, personale. Sì, al massimo si può, uno può fare anche di più se vuole, insomma, perché nessuno divieta di pagare anche di più. Però diciamo la possibilità accertativa va fino a 5 anni. Adesso ci possono essere anche delle situazioni che sono più complicate, appunto perché noi abbiamo questa situazione all'estero, no? Lì ci sono, per esempio, se non si presentano dichiarazioni, ci sono, insomma, la possibilità in certe situazioni di estendere il periodo dell'accertamento. C'è stata per il Covid anche alcune estensioni? Sì, ci sono delle situazioni un po' particolari, però insomma io direi che a vostra discrezione, 2 anni, 3 anni, 5 anni, va benissimo, insomma. No, a me leggevo una domanda divertente, abbastanza facile rispondere. Dice: se essendo un funzionario si deve fare una fattura a un'attività esterna occasionale approvata dalle istituzioni, quale codice fiscale si deve usare? Magari questa può capitare spesso. Noi siamo residenti fiscali in Italia, quindi il reddito ovunque prodotto da noi deve essere è imponibile in Italia, quindi si deve usare il codice fiscale italiano. Sul dove sia imponibile ci si può discutere, perché se la prestazione di servizio è prestata all'estero e quindi in Belgio, potrebbe essere tassata alla fonte dal Belgio in realtà. Quindi abbiamo lo stesso problema che avrebbe un docente che dall'Italia venisse in Belgio e svolgesse la prestazione qui. Quindi codice fiscale italiano, sul dove va dichiarata forse è il caso di rivolgersi a un commercialista. Non so se Roberto e l'avvocato Frattini, che hanno accesso alle domande, ne vogliono. C'è una domanda qui. Là. C'è anche una domanda in sala. Qui. Due domande in sala. Tre domande in sala. Buongiorno e grazie per questa sezione. Io ho una domanda, perché io sono spagnola, sentite che il mio accento non è italiano, ma prima ho lavorato al CCR di Ispra. Prima con un contratto postdoc, quindi era un contratto italiano, quelli di Grand Holder, così sono diventata fiscalmente italiana. Ma, e dopo sono venuta qui e ho mantenuto, perché dopo ho cominciato a lavorare come contractual agent a Ispra, e dopo sono venuta qui a Belgio, la mia residenza fiscale continua a essere italiana.
Ho cercato di cambiare la Spagna e anche in Spagna mi hanno detto no, non c'è. Ma adesso io mi trovo con due problemi. Il primo, per esempio, è che la settimana scorsa io avevo lo speed con la posta italiana, ma come non ho più una carta d'identità italiana e mi sono cancellata del comune di Ispra, non posso riattivarlo e la mia identità digitale italiana non esiste più e non posso sbloccarla, è terribile in questo senso. E dopo, adesso dicono che devo iscrivermi all'AIRE, quando io sono spagnola, ma residente fiscale in Italia. Io non capisco perché io non mi hanno detto, ma chiama al consulato italiano in Bruxelles. Dico, io chiamo e quando spiego la mia situazione mi diranno, carta d'identità italiana non ce l'ha, passaporto italiano non ce l'ho. Quindi non so cosa fare, sinceramente. Dopo ci prendiamo i riferimenti perché stiamo cercando di risolvere alcune di queste. Questa così grave di incongruenza non l'ho mai sentita, però è un molto bell'esempio per arrivare a soluzione. Adesso c'è un collega che ha un grosso problema perché il comune l'ha cancellato d'imperio dall'anagrafe, per lì, un piccolo comune, per altri l'hanno preso di punta, diciamo, quindi senza che lui si iscrivesse all'AIRE, quindi non ha potuto votare, hanno altri processi in corso. Questo caso è ancora peggiore, perché proprio c'è l'impossibilità di esercitare i diritti. Questo collega, appunto, perché ha questa situazione, ha trovato una sentenza dell'85 della Corte di Giustizia che riguardava il lato belga, quindi il Belgio obbligava i funzionari a pagare l'imposta sulla seconda casa perché non potevamo essere iscritti al registro, come ancora non siamo, siamo iscritti in un registro speciale come domiciliati, non possiamo essere residenti. Quindi la verità è che in realtà l'obbligo di iscriverci all'AIRE per noi è un mostro giuridico, non ha senso. Non ha senso alcuno, quindi andrà risolta questa cosa. La speranza nostra è che basti una circolare del Ministero dell'Interno come c'era stata per i militari della NATO. Nel caso suo ovviamente c'è il problema anche del fatto che invece la residenza fiscale è quella italiana, perché così è fissata più di 5 anni in Italia, no? Ok, quindi è quella italiana, quindi lì l'Italia deve risolvere finché... Hanno detto entro un anno o due non entra in vigore il portafoglio digitale di identità europeo, devono risolverla prima, quindi in qualche modo devono renderlo operativo questo. Quindi cercheremo di creare qualche contatto per quel poco che possiamo. Io prendo una domanda facile sulla giacenza media del conto sul conto corrente per il pagamento dell'IVAF. Effettivamente se è inferiore ai 5.000 euro annuali di giacenza media c'è l'esenzione totale dall'IVAF. Bello quando le domande sono facili e le risposte così dirette, perché ce ne vedo molte altre. Sì, no. Cerchiamo di gestire tutto, ma continuo perché vedo che i colleghi continuano a porre gli stessi dubbi. Ci impegniamo a che tutte le domande che sono state formulate avranno una risposta. Forniremo gli estremi tanto del dottor Belmonte che dell'avvocato Frattini per la gestione dei casi particolari. La loro competenza è extraterritoriale, nel senso che si occupano dei colleghi dovunque essi lavorano, non è che bisogna avere qualcuno per forza in un paese specifico. Hanno spiegato entrambi che si occupano del personale, quale che siano le situazioni specifiche, quindi questi riferimenti saranno dati, le risposte saranno fornite, la conferenza sarà registrata e messa a disposizione di tutti, insieme alle domande, alle risposte e agli slide. Proviamo a gestire qualcuna di queste domande perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ma insomma, non voglio togliere l'occasione a nessuno. Microfono, per favore, se no i colleghi non sentono. Dicevo, non ho casi particolari, ho qualche domanda di carattere generale. Una era rispetto all'IVAFE, i famosi compte d'épargne come devono essere considerati, come conti o come libretti di risparmio o cosa, nel senso quindi si applica i 34 euro forfettari o il 2 per 1000 famoso.
Per quanto riguarda l'IVIE, non siamo tenuti, però siamo tenuti in un certo senso, però se la casa di abitazione esiste ora una casella che dice solo obblighi dichiarativi, perché fino a poco tempo fa, anche se si metteva a casa di abitazione, bisognava comunque poi mettere gli importi del valore, insomma, eccetera. Adesso ho visto che esiste una casella nuova che dice solo obblighi dichiarativi. È questo il caso che deve compilare chi ha la casa di abitazione? Cioè, nel senso che non deve più indicare il valore? Questa è un'altra domanda. E voi avete parlato dell'importanza di dichiarare perché l'amministrazione conosca dove siamo, di dichiarare, però effettivamente noi non abbiamo mai indicato l'indirizzo in dichiarazione, perché in un memorandum, ricordo di qualche anno fa, mi pare ci fosse stato detto che non si doveva dichiarare, cioè non dovevamo indicare l'indirizzo come residente nello Stato belga, ma essendo residenti italiani non dovevamo indicare questa cosa. Quindi l'amministrazione che indirizzo conosce, visto che prima non abbiamo mai fatto nessuna, cioè io sono qui da 20 anni, non ho mai fatto nessuna dichiarazione fino al 2009, poi quando abbiamo cominciato nel 2009 non abbiamo mai indicato un indirizzo fisico, Rutal dei tali, in Belgio. Quindi se l'amministrazione vuole comunicare, dove comunica? In questo senso qua, pur essendo ovviamente iscritto all'AIRE, e quindi non so quale indirizzo l'amministrazione. Allora, su indirizzo allora Ti rispondo io. Guardi, in realtà ho preso frontespizio di modello unico, dove c'è dati del dichiarante, residenza anagrafica, indirizzo di posta elettronica. Quindi verifichi se nell'ambito, ok, e quindi tenga conto del suggerimento che dà Giovanni, appunto, dell'inserimento nella piattaforma, in modo tale che vengano diciamo effettuate presso questi indirizzi. Questo se posso, da un annetto e mezzo circa l'Italia ha completato il cosiddetto ANPR, l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, che è solo terminologico della popolazione residente, in realtà è il database unico dei cittadini italiani. L'AIRE in realtà vive lì dentro, è in quel database, quindi quando uno si iscrive all'AIRE, in ogni caso loro ti hanno lì dentro. Questa piattaforma a cui facevo riferimento prima, chi ci vuole andare, si chiama notifichedigitali.pagopa.it, è un attributo qualificato, mi pare si chiami, della NPR, del fascicolo del cittadino lì dentro, di fatto. Quindi registrarsi lì dentro significa che non è purtroppo obbligatorio per le amministrazioni usarlo, ma è così comodo che lo finiranno per usare. Di sicuro l'Agenzia delle Entrate andrà per usare solo quello. Quindi il suggerimento è che questo indirizzo che c'è in questo database metterlo anche nell'unico, capisce? Sì. Quindi mette lo stesso indirizzo in modo tale che non abbiamo incertezze sulle notifiche. Posso? Soltanto una precisazione, perché quello che cui si riferiva, quello dell'informazione che era sui memorandum passati, okay? Cioè lì sul frontespizio, in sostanza, l'amministrazione chiede i dati personali per identificare. Il problema è che se uno mette i dati del Belgio, cioè l'indirizzo estero, l'amministrazione automaticamente pensa che stiamo presentando una dichiarazione in qualità di non residente. Era per questo che avevo detto mettete il dato italiano, anche per evitare equivoci, perché diciamo quello che vuole l'amministrazione vuole sapere dove vi posso scrivere, dove vi posso contattare, e quindi bisogna avere, capisco che per la collega qui che non ha niente in Italia è molto difficile, ma bisogna pensare che l'amministrazione vuole contattare, in questo caso vuole contattarvi per inviarvi l'invito alla compliance, e quindi dove lo volete? Sì, prendiamo qualche altra domanda. Velocissima.
Buongiorno, grazie per l'organizzazione di questo workshop. Scusi. Molto interessante, grazie mille. Molto veloce, sono una funzionaria europea da molti anni con domicilio fiscale in Italia, residenza in Belgio, con dei conti di risparmio. Però i miei conti di risparmio sono stati oggetto di donazione ai miei figli. Dunque ho aperto dei conti di risparmio ai miei figli e ho fatto tutte le donazioni. Dunque volevo sapere se dovrei regolarizzare la mia situazione con una dichiarazione retroattiva. Questa è la prima domanda. E la seconda molto importante, da quanto capito dal nostro collega Ispra, quando si hanno dei beni immobili al di là della residenza principale che sono in affitto, l'affitto non deve essere dichiarato in Italia. Mi sembra molto strano, perché si sa che in Belgio gli affitti non sono tassati, dunque è comunque un reddito, dunque forse ho capito male il nostro collega Ispra, che ha detto che gli affitti percepiti per appartamenti di proprietà qui in Belgio non si devono dichiarare in Italia, la cosa mi sembra un po' strana. Sì, posso intervenire? Prego. Confermo che nella Convenzione contro le doppie imposizioni c'è l'articolo che riguarda proprio i beni immobili e si specifica che viene tassato nell'immobile, nel luogo in cui insiste l'immobile. Quindi il reddito di affitto è tassato nel paese in cui insiste. Poi dopo, se non viene tassato per altri motivi, nel senso per un'altra questione, ma non deve essere tassato per differenza in Italia. Giusto un piccolo chiarimento, quando il trattato prevede viene tassato ma non viene tassato soltanto, significa che entrambi gli stati mantengono la potestà impositiva, quindi in questo caso il Belgio come la esercita? Il Belgio la esercita in questo modo, il Belgio sugli immobili in Belgio, in questo caso, allora facciamo un passo indietro, principalmente la fiscalità degli immobili segue l'immobile, il luogo in cui si trova l'immobile, quindi l'immobile in Belgio è tassato in Belgio. Poi i trattati eliminano le situazioni di doppia imposizione, perché il residente in Italia, in questo caso come noi, l'Italia ha diritto di tassarlo sui redditi ovunque prodotti. In un caso come questo, in cui il trattato non attribuisce in via esclusiva la potestà impositiva, potrebbero entrambi tassarlo, ok? Quindi questo però viene eliminato. Ad esempio il Belgio per gli immobili in Italia cosa fa? Ha deciso in questo modo di sua sponte, perché poteva tassarli, li considera ma non li tassa, quindi significa che te li fa a calcolare per l'aliquota marginale. Per altri redditi di potenziale tassazione in Belgio, l'aliquota applicabile considererà questo reddito ipotetico non tassato dell'immobile più altri per gli immobili in Italia. Per quanto riguarda la situazione opposta, l'immobile in Italia è tassato in Italia. Invece, per quanto riguarda la sua prima domanda, se ho capito bene, lei ha donato le disponibilità ai propri figli, quindi la logica vorrebbe, signora, che sono state accese dei conti correnti di cui lei non ha più disponibilità, ha fatto un atto di donazione, quindi non so che pensano i colleghi. Io ho un dubbio. Che imposta sulle donazioni ha pagato, quella belga? Però al netto dell'imposta di donazione, che è un tema, ok, e della retroattività, dal momento in cui lei perde la disponibilità, il possesso del reddito, signora, sono i suoi figli, ok? Questo, il tema è, lei pone due temi, questa donazione l'ho svolta nel periodo del tax period di controllo, che cosa faccio per stato, questa è la prima domanda. E la seconda domanda che ci viene da questo tavolo è che imposta di donazione lei ha pagato. Se l'ha pagata, signora, perché i peccati fiscali... Sì, no. Come voi sapete bene, c'è la regola della donazione diretta e indiretta, no? La donazione indiretta tramite notaio si paga il 3%. Se non si fa niente e che vengo a mancare, ovviamente i miei figli hanno la tassazione al 30%. Io ho fatto una... Prego? Stiamo parlando non di immobili, di redditi finanziari. Sì, di soldi. Mentre una donazione diretta, tramite una lettera, uno scambio di lettere raccomandate coi figli, non si paga niente, però bisogna rimanere in vita per 3 anni. Dunque, quello che...
non gli dare di brutte notizie. No, ma io temo che lei li abbia pagati non dovendoli pagare questi, perché essendo un... ne ha questo 3%, no? No, perché hanno fatto la donazione diretta. Ok, però in ogni caso sui redditi finanziari, donazioni e successioni seguono, per il funzionario residente in Italia, seguono le regole italiane, quindi andava visto imposta sulle donazioni italiana, franchigia, probabilmente, io spero di per lei che sia un caso di evasione in cui oltre la franchigia, però insomma, la franchigia è parecchio alta, quindi... Comunque deve scegliere la... Quali regole di successione? Se le regole su... Italia, no? Non credo, no, bisogna sapere il contrario, perché sono in Belgio i conti e quindi si applicherebbero le regole di successione in Belga. Sì. Abbiamo la possibilità di sceglierle. Sì, esatto. E invece per quanto riguarda la prima domanda, ok, se regolarizzare il passato... devo dire che le rispondo in termini tecnici, non in termini di opportunità. Lettere di compliance che vediamo sono per i periodi più recenti. Non vediamo lettere di compliance per i periodi ancora aperti. Attualmente sono aperti il 18, 19, 20, 21 e 22. Il 23 si presenta adesso. Prego. Prendiamo un'ultima domanda. Prendiamo le ultime due domande. Se però le questioni sono veramente specifiche e non di interesse... Ah, e la domanda che aveva sollevato il signore, io non ho sentito la risposta. Se per il conto di risparmio ai fini dell'IVAF, cosa si applica? Si paga la cifra fissa. Sono soltanto gli investimenti, cioè investimenti in senso se acquisto azioni, queste cose qui. Questa... è una cosa semplice. Grazie, anche io volevo ovviamente cominciare ringraziando per questa conferenza molto interessante. Sono funzionaria della Commissione e quindi in virtù del protocollo sono fiscalmente residente in Italia. E la mia domanda è un po' fuori tema perché non riguarda i rapporti con l'amministrazione italiana ma con l'amministrazione belga. Però suppongo che potrebbe essere di interesse collettivo, per questo poi decidete voi se non volete rispondere. E la domanda è la seguente. L'amministrazione belga si è svegliata l'anno scorso e pretende che io presenti una dichiarazione, che compili il modulo, che dichiari che il mio reddito non è tassabile, legando il formulario che troviamo in SISPER. Io ritengo, e glielo scritto in varie occasioni, che visto che sono residente fiscalmente in Italia, non ho obblighi dichiarativi in Belgio. Si sono svegliati con l'idea che, visto che ho studiato per 9 mesi al Collegio d'Europa a Bruges, ero diventata fiscalmente residente in Belgio. L'amministrazione mi dice che non è vero, la commissione mi dice che non è vero. Avrei voluto sapere se questo problema dell'amministrazione belga si è presentato anche con altre persone e se avete un consiglio su come trattarlo. Grazie. Signora, allora il consolidamento della residenza è una questione abbastanza caso per caso, capisce? Perché significa andare, nella nostra fattispecie, a verificare gli elementi di collegamento che vi sono. Generalmente c'è sempre un conflitto positivo, a volte c'è un conflitto negativo sulla residenza. Il parametro italiano va naturalmente poi riletto alla luce, signora, delle convenzioni per evitare fenomeni di doppia imposizione. È difficile adesso una risposta, botta risposta, riferirle delle cose. Generalmente le dico quello che facciamo quando andiamo a consolidare, perché molti vengono e dicono: mi dici se io, alla luce delle informazioni che ti do, sono residente fiscalmente in Italia o ero in Spagna o in Belgio? Allora è una ricostruzione del suo dossier. Lei ci ha parlato del Collegio di Bruges. Ok? Occorre fotografare l'anno in cui lei, o meglio ancora i 12 mesi precedenti in cui lei è entrata in servizio presso la Commissione. E lì verificare la sua presenza effettiva,
la sua situazione familiare, i suoi interessi di natura personale o di natura professionale, ok? E per andare a rispondere all'amministrazione finanziaria belga in una maniera appropriata, perché lei la sua scelta l'ha già fatta, signora. Cioè, lei ha considerato, lei, nella sua impostazione fiscale, che la sua residenza d'origine era quella italiana, se capisco bene. E tutti i suoi comportamenti conseguenti sono stati discendono da questo. Ecco, quel periodo d'imposta nel quale lei ha preso il servizio è il periodo in cui lei deve fare un'osservazione. Non è sufficiente dire per l'amministrazione belga lei ha partecipato a un corso alla scuola di Bruges, ok? Perché l'elemento del radicamento non passa solo per la sua formazione, non solo sulla sua presenza, quindi va ricostruita. Presenza, interessi familiari, cosa ha fatto prima dell'attività di Bruges, ha fatto dell'attività diciamo conseguente, e deve andare a puntellare la sua residenza fiscale in Italia, perché lei la sua scelta l'ha già fatta. Quindi devi fare un ragionamento alla luce del vecchio articolo 2 del testo unico in materia imposte su redditi, che era in vigore dal 73 al 29 dicembre 2023, quindi penso che stiamo in questo ambito di osservazione. Secondo me rientra, non solo adesso, prima dell'entrata in vigore del nuovo testo, l'amministrazione fiscale italiana era gelosissima, quindi prima che rinunciasse alla residenza fiscale di uno dei suoi cittadini, ha voglia... Era abbastanza complesso, diciamo, e tant'è che abbiamo fatto fior di contenziosi su questo quando facevo la diversa vita di Francesco. No, qui io ho una riflessione da fare, perché ieri durante l'esercitazione a Madù ci hanno buttato fuori qualche collega italiano che mi conosce, è venuto, domani avete questo, e mi ha sottoposto qualche suo dubbio e mi ha fatto riflettere un attimino. Siccome l'articolo 13 c'è un disallineamento di fatto tra la finestra annuale, la finestra temporale nella quale che è considerata dall'Unione per applicarci l'indennità, che sono 5 anni, è quella che invece è il testo dell'articolo 13, che prevede i soggetti i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni a servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati sia nel paese di residenza che nel paese di domicilio fiscale come tuttora domiciliati in quest'ultimo. Ora, in effetti però è un disallineamento, perché il fatto che se io sono stato un anno a fare un corso all'estero e magari per le regole ordinarie cambierei la residenza fiscale, non ho fatto in tempo a tornare per abbastanza mesi, ma in realtà la filosofia della ragione per la quale si considerano 5 anni per l'applicazione della indennità di dislocazione non viene meno. Quindi è probabile che se si dovesse andare a discutere un tema del genere, forse sia il caso di dire a chi la seguirà di sollevarlo questo tema, che c'è un disallineamento. Signora, mi scusi un secondo, che io ho visto l'anima dell'avvocato che riemerge ancora, nonostante diciamo la nuova vita, però a dire di questa eruzione ulteriore. Quello che volevo dire, esperienza personale, senza sollevare, signora, quindi non me ne abbia male Giovanni adesso quello che dico, senza sollevare il tema del disallineamento, 5 anni versus... focus del momento della presa in servizio, signora, le assicuro che, come ne abbiamo resi diversi di pareri, e siccome già ci è capitato poi di avere un'amministrazione con la quale abbiamo poi discusso col parere, le assicuro che se lei guarda bene la sua situazione personale, non ci conosciamo, ma credo che la sua famiglia fosse ancora in Italia. Credo che lei ha fatto 9 mesi, ma tornava e aveva degli interessi e conti correnti. Già così, senza seguire l'animus dell'avvocatus che è rimasto in capo a Giovanni, è sufficiente per puntellare. La cosa importante è che faccia un dossier serio, con dei fatti, costruiti, ok, in maniera tale che li mette e gli dice: guarda che se tu continui, non nei confronti di altri, ma nel mio caso, con questi casi, queste fattispecie, io ti apro una procedura contro di te, perché tu stai violando delle norme interne e internazionali che devono consentire, come dire, il divieto della doppia imposizione, che la doppia residenza genera, in questo caso, una doppia imposizione. Prego, scusi. Se posso permettermi, all'inizio discutevano, non avevano presentato la questione di Bruges, ma mi dicevano semplicemente che per il fatto che io residessi
in Belgio, nonostante fossi residente fiscalmente in Italia, dovevo comunque presentare, secondo loro, una doppia dichiarazione. Mi dicevano, lei presenti pure la dichiarazione in Italia, ma deve presentarci, deve compilare il formulario che infatti dall'anno scorso ha ricominciato ad arrivarmi a giugno. Io continuo a insistere che non devo compilarlo, però vorrei... No, se posso permettermi, come dicevo prima, in realtà la dichiarazione che il Belgio pretenderebbe che lei facesse non riguarderebbe in teoria soltanto il salario, lo stipendio, potrebbe riguardare altri tipi di reddito che lei ha prodotto qua, nel quale eventualmente, da verificare poi secondo la disciplina convenzionale, ma potrebbero anche essere soggetti a dichiarazione in Belgio. Altro elemento, il fatto che lo statuto di funzionario potrebbe a un certo punto interrompersi, o anche ci sono altre tipologie di servizio che sono contract agent non sono soggetti al PPI, però potrebbe esserci a un certo punto un'interruzione del rapporto e quindi essere lei poi residente anche in Belgio. Per cui effettivamente la cosa succede anche a me, lo ricevo per un paio di anni, non l'ho ricevuta, è solo un paio di anni che la ricevo, allego in CISPA il formulario e poi non ricevo più niente, per cui non è completamente avulsa, ecco, la domanda del Belgio. Io volevo giusto condividere quello che è successo a me, perché pur condividendo filosoficamente la nozione che se non ci sono redditi fondiari di altro tipo da dichiarare in Belgio non sarebbe da fare, io perché sono curioso sono andato a vedere com'era l'amministrazione digitale qua in Belgio, quindi sono entrato anche nel sito delle finanze, ho visto che c'era uno spazio e gliel'ho caricata questa dichiarazione. Quest'anno quando sono andato a rivedere mi è uscita una cosina che mi diceva ci risulta che tu non debba presentarla. Solo per informazione, a me è capitato di parlare con l'amministrazione belga, perché non l'avevo ricevuta per anni, poi a un certo punto me l'hanno inviata e ho telefonato e mi hanno detto probabilmente lei ha firmato, cosa che è anche possibile che abbia fatto una volta, pur avendo allegato il nostro modulo, per cui siamo esenti, dice probabilmente solo il fatto di averla firmata fa sì che noi l'abbiamo così. E per alcuni anni hanno continuato a mandarmi il corso. Poi, avendo fatto questa telefonata, mi hanno cancellato e non me l'hanno più mandata. Quindi, voglio dire, è veramente molto aleatorio. C'era un'ultima domanda che avevamo promesso di prendere. Sì, la mia domanda è molto semplice. Nel memorandum, al punto 45, viene concluso che il pensionato ex funzionario dell'Unione Europea non ha diritto alla riduzione dell'IMU del 50%. Come gli altri pensionati. E volevo sapere se questa conclusione è basata su una circolare, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate o se è un'interpretazione. Allora, le rispondo perché abbiamo dei casi aperti e onestamente ci sta mancando, non parlo personalmente, ma a livello di servizio, la volontà politica di affrontare il caso. In realtà è un disguido tecnico, perché la legislazione italiana prevede che tra le condizioni per avere diritto a questa esenzione ci sia il cumulo dei contributi pagati in tra due stati. L'istituzione non viene, cioè i contributi pagati all'istituzione non viene considerato come Stato. Allora, parlando informalmente con rappresentanti italiani, mi dicono sì, effettivamente è un disguido, cioè il legislatore ha messo questa disciplina riguardo agli Stati, si è dimenticato ovviamente della possibilità che i contributi siano pagati all'istituzione. Probabilmente ci dovrebbe essere una rettifica per consentire alle autorità comunali, perché sono queste poi che si intestardiscono sul dato letterale e alle quali non è consentito disapplicare la legge, cioè dovrebbe esserci una rettifica tecnica per poter consentire anche giustamente, direi, a chi ha contribuito al sistema unionale di poter usufruire alle stesse condizioni di questo vantaggio. Posso fare pubblicità anche qui? Secondo me lì quello che farei, se non si vuole aspettare, pagherei, poi farei istanza di rimborso per non rischiare sanzioni e chiedere all'avvocato Frattini di seguirmi la causa.
Vedete che gli è rimasta dentro proprio la vis. Io ormai non parlo più, è rimasta dentro la vis. È un cartello dell'avvocato che si organizza in tempo reale. Allora, no, siamo ancora a 339, quindi questo dimostra tutto l'interesse. Vedo le domande e confermo ancora una volta, solennemente, tutte le domande che abbiamo ricevuto saranno risposte. La registrazione sarà messa a disposizione, i recapiti degli esperti che sono intervenuti, naturalmente soprattutto il dottor Belmonte e l'avvocato Frattini, saranno messi a disposizione di ogni collega che avesse bisogno di contattarli. Le slide saranno diffuse, manderemo la comunicazione a tutti i 550 colleghi che si sono iscritti in modo che la ricevano in modo personalizzato e pubblicheremo tutto questo materiale sul nostro sito per coloro che non hanno potuto partecipare o che non si sono iscritti. Più di questo non possiamo fare, è evidente che più che mettere a vostra disposizione i migliori esperti disponibili non potevamo fare, esperti che io non posso che ringraziare ancora una volta. Avete visto che le domande sono talmente complesse che alcune volte c'è stato bisogno di un'interazione tra loro, il che dimostra che la situazione è lungi dall'essere chiara. I consigli sono stati dati, penso che sia nell'interesse di ognuno di noi evitare di trovarsi in situazioni imbarazzanti, di lettere che arrivano e di risposte che debbono essere date. E quindi le sanzioni per le situazioni più banali sono state indicate come assolutamente ragionevoli, quindi penso che sia nell'interesse di tutti mettersi in regola per quanto possibile, poi le scelte sono personali evidentemente di ognuno di noi. C'è addirittura l'azione attiva sul legislatore italiano perché le regole siano interpretate nel modo più favorevole e più importante, quindi meglio di così penso che non possiamo assistervi, e quindi ringrazio ancora gli oratori e la sezione dell'ANFI per questa collaborazione che naturalmente continuerà in futuro, perché penso che sia nell'interesse di tutti di continuare. Quindi ringrazio ancora tutti gli oratori e ringrazio voi per la partecipazione e per nuove riunioni quando ci saranno eventualmente altri cambiamenti. Grazie ancora. Grazie.